Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Ecco, da questo Vangelo, da questa anche prima lettura, possiamo trarre un'indicazione molto abbastanza semplice, confortante, sulla potenza della penitenza, e anche una riflessione un po' più difficile per capire il rapporto tra Dio e il male morale soprattutto. La potenza della penitenza è detta abbastanza rapidamente dalla storia raccontata da Giona attraverso Giona profeta, cioè questa grande città di Ninive, particolarmente diciamo corrotta, lontana da Dio, una volta che è toccata dalla grazia di questo profeta, fa un grandissimo cambiamento e torna a rivivere, si allontana dalla prospettiva di distruzione verso cui era incamminata, e Dio si allegra enormemente di questo. Giona no, perché non ha proprio un animo molto grande, anzi quasi si dispiace che Ninive si sia convertita e salvata, ma Dio è felicissimo. E la penitenza produce questo miracolo, una gioia per noi, una gioia grande per Dio. Forse ricorderete quel ritornello ripetuto nelle parabole di San Luca: c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si pente che per 90 giusti, che per 99 giusti che non si pentono, non hanno bisogno di conversione. È una cosa bellissima, questo ci deve spingere proprio a una vita bella di penitenza, convinta, motivata a fare penitenza, a pentirsi del male, ripararlo con la fiducia, con le opere buone. Ecco, una cosa bellissima, non è una cosa tetra, è una via di salvezza. Gesù stesso dice chiaramente: se non fate penitenza perirete tutti. Quindi la penitenza non è un'ascesi un po' molto particolare, un po' strana di qualcuno, è una via di distacco dal male, di affidarsi a Dio e anche di capire nella condotta ciò che porta a Lui e ciò che ci allontana da Lui, sotto forma a volte di falsi ideali, di falso bene. Ecco, una parola però su questo mistero
della relazione tra Dio e il male, che nell'Antico Testamento, qui siamo proprio più di 2500 anni fa, con questa opera sapienziale di Giona circa, e il rapporto tra Dio e il male è espresso in un linguaggio molto antropomorfico, che siamo in una fase antica della rivelazione, dove Dio gradualmente si manifesta. Allora, per dire che una cosa è proprio brutta, si dice Dio si è arrabbiato molto a vedere questa cosa. Come succede a noi, quando noi abbiamo i bambini piccoli e fanno una cosa storta, non è che gli spieghiamo, vedi, non si può attraversare la strada così, perché se passa una macchina poi tu... Uno schiaffetto, uno sguardo truce, una mamma si è arrabbiata, allora non va bene. Più o meno siamo lì nella categoria. Allora si dice che Dio si è molto arrabbiato. Dopo che quelli fanno penitenza, Dio smette di arrabbiarsi e cambia il progetto di castigo. È un linguaggio antropomorfico, ma qual è la sostanza di questo linguaggio? Che il male allontana da Dio e Dio non può mai scendere a patti col male. Non può mai scendere a patti col male, perché il male è una negazione della verità, della giustizia. Noi oggi una delle più grandi tentazioni che abbiamo è quella di mischiare il male con il bene. Nell'Antico Testamento si dice anche: non chiamerai bene il male. E questa è proprio l'arte del demonio: chiamare bene il male e male il bene. Invece Dio si oppone a questo. Dio si oppone a questo, non può scendere a patti col male. Cosa fa allora? Ci distrugge? Per ora no. Se noi non ci incaponiamo fino all'ultimo respiro a opporci a Lui, a scegliere ciò che è male ai Suoi occhi, no. Finché siamo sulla terra, Dio sempre ci dà occasioni di ripresa e di ritorno a Lui. Però questa economia detta di misericordia termina quando noi moriamo. Non va al di là della morte. Al di là della morte resta l'opzione che noi abbiamo fatto nell'ultima ora della nostra vita. E perché Dio fa così? Perché il male è una negazione di Dio, della verità. È una negazione. Durante la vita terrena, come Dio combatte il male? Assumendolo in sé, in Gesù. Meglio, soffrendone in sé le conseguenze. Si dice che Dio assume il peccato, non è proprio preciso. Assume le conseguenze del peccato. Le conseguenze che sono la lontananza da Dio, la sofferenza, la malattia, eccetera. Gesù questo tutte le ha prese e le ha vissute con amore per redimerle, per togliere in essa la forza di allontanarci per sempre da Lui. E quindi poi nella sua potenza Dio si serve delle tribolazioni della vita, delle difficoltà che noi abbiamo, si serve perché anziché allontanarci noi ci avviciniamo a Lui. Ma questo non viene dal male in sé, viene dal fatto che Dio ci dà lo Spirito Santo, la sapienza, la forza, gli esempi buoni, perché noi in mezzo alle difficoltà della vita non soccombiamo, rimaniamo fiduciosi, cresciamo nel suo amore. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti e anche che ci renda più attenti a difenderci dal male. Oggi noi siamo presi con la pandemia, ci abbiamo mille regole, mille attenzioni, eccetera, che è anche una cosa buona, perché la salute degli altri è nostra, è un grandissimo bene. Però dovremmo avere
più attenzione al male morale, cioè delle scelte sbagliate, che non al male fisico, perché il male fisico si può togliere qualche giorno di vita sulla terra, qualche tempo di vita, ci può far morire prima, che è sicuramente un grandissimo danno, ma il male morale ci può far perdere Dio per sempre, ci può portare su una strada di infelicità definitiva. È più grave il male morale del male fisico, anche se tutti e due Dio non li vuole, li dobbiamo combattere col suo aiuto e cercare di andare verso una vita sana e soprattutto verso una vita buona. Così sia.